Salve a tutti, mi trovo come negli ultimi video, come avete potuto vedere, mi trovo sempre su Gnome Shell, siamo sul Ubuntu. In questo caso ho installato la modalità feedback, che sarebbe una sorta di emulazione del Gnome 2. Perché ho dovuto farlo non per scelta voluta, diciamo, è stata una scelta più che altro obbligata, perché il mio portatile, ho visto che negli ultimi tempi non supporta più graficamente Gnome Shell con tutti i suoi effetti. E anche per fare un esempio, Unity o il KDE si funziona navigando, insomma, però quando devo magari fare un editor video o registrare la mia voce o fare i filmati che sto facendo in questo momento, tipo questo, va in crash, quindi non riesco ad andare avanti. Ho installato la modalità feedback grafica, quindi quella che vedete ora, con dei comandi dal terminale. Praticamente, uscendo di sessione, potete scegliere tra Gnome Shell, Gnome 3, ecco, parliamo del Gnome 3, e poi modalità feedback, che in questo caso siamo su Metacity, cioè senza accelerazione grafica, quindi facendo il logout scegliete questa modalità che somiglia tanto al Gnome 2 e o anche al Mate. Non ha niente da invidiare al Mate, anzi devo dire che come personalizzazione forse anche qualcosa in più. Vi faccio vedere dopo. Prima parliamo, diciamo, dell'installazione, che è questa di qua. Praticamente le righe di comando sono queste. Sono praticamente andate a fare questa riga di comando di qua. Allora, sudo apt-get update, quindi fate l'update e poi andate a fare l'installazione di gnome session feedback. Utilizzando queste due righe di comando, cioè l'update e l'installazione con questa dicitura Gnome Session Feedback, praticamente installate questo altro sotto ambiente grafico, perché è una costola di Gnome 3 fatta in modo tradizionale, senza accelerazione grafica e 3D. Quindi vi consente di poter utilizzare un ambiente leggero, che non fa troppo faticare la vostra CPU, che qua non è un fattore risorse, diciamo che in memoria siamo quasi uguali come risorsa di memoria, ma purtroppo con Gnome 3 o il KDE la CPU è sempre quasi sempre al 50% di uso. Io ho un dual core, entrambi i core vanno sui 50% appena vado a vedere qualche video su YouTube, e superano anche quello. Quindi la CPU è sempre surriscaldata e devo utilizzare sempre le ventole supplementari che ho messo. In questo caso sto facendo il video, non ho nessuna ventola supplementare. Finora non si è surriscaldata la CPU, però ripeto, non conta l'utilizzo della memoria in questi casi, ma conta più la CPU. In questo caso, con il feedback, questa modalità di sessione feedback, la CPU è a riposo, non è sotto stress come altre volte. Quindi fate questa riga di comando, quella che ho sottolineato, e installate questa modalità grafica. L'applicazione, il menu è quello, come vedete, semplice. Qua ci sono risorse e poi potete anche scegliere altri menu.
Per personalizzare la barra, cliccando semplicemente non fate niente, dovete praticamente fare una combinazione di tasti, il tasto super e il tasto alt. Cliccando tasto super e alt, tasto destro del mouse e potete praticamente personalizzare il pannello. In questo caso aggiunge al pannello, ci possiamo mettere un lanciatore o mettere altre applet, cerca file, cestino, barra dei menu, possiamo anche cambiare il menu e tutte queste cose. E ci sono anche altre soluzioni. Chiudiamo. Si può anche andare su proprietà e quindi praticamente cambiare un po' lo sfondo, un po' come si può fare con altri ambienti grafici che hanno leggeri tipo l'XDE, XFCE oppure Mate stesso. Quindi vi dà tutte queste possibilità. Potete anche ridurre, mettere diciamo di lato la barra inferiore per avere uno schermo più ampio. Qua avete le quattro scrivaniere, potete anche ridurre o ampliare. E ripeto, con questo posso fare edito video, fare cose, usare programmi più complessi, più pesanti, cosa che non posso fare purtroppo con il mio portatile, con GNOME 3 oppure qualche altro KDE, se faccio sempre gli esempi più pesanti. Qua ho risolto, diciamo, poi se proprio voglio avere la bellezza grafica, cambio, chiudo sessione, GNOME 3. Però per utilizzare alcuni programmi devo andare in questa sessione, anche se è ottima perché come vedete io ho messo lanciatori qua che sono rapidi, quindi quello che mi serve, che utilizzo di più, cosa utilizzo di più? Il navigatore, il Firefox, il Gadget, che è editor di testo, il terminale, impostazione di sistema, il GParted, un e-button, il gestore pacchetti, sono i programmi che io utilizzo di più che ho potuto mettere in questo caso qua. Avete visto, aggiunge diciamo al pannello e potete fare questo, quindi non dovete per forza andare a cercare qua. Qua avete risorse, cartella home, cioè praticamente risparmiate di far lavorare troppo la CPU e avete anche la possibilità, terminando la sessione, di ritornare in GNOME 3 o qualche altro ambiente grafico più pesante. Questa era la discussione che riguardava questo video. Chiudo qua. Quindi prendete atto, diciamo, della riga di comando, che è semplicissima. Ve la faccio rivedere magari. Faccio rivedere l'ultima riga di comando, che è quello. Dovete fare, basta fare una riga a due righe affiancate praticamente, punto e virgola per continuare, e quindi update, punto e virgola, sudo apt-get install gnome trattino session trattino fallback. Guardate il video attentamente in questo punto, così vi ricordate cosa dovete, come dovete utilizzare il terminale per installarlo. Chiudo qua, un prossimo video, da Salvatore Rottone, sempre un buon Natale, un buon Linux, GNU Linux a tutti. Ciao ciao.